Bene, eccoci di nuovo in diretta con qualche problema tecnico quest'oggi che si sta assalendo, ma insomma cerchiamo di risolverlo nel migliore dei modi e cercare di portare a casa vostri segnali di Gattiomare TV, ma come ben sapete queste sono prove tecniche di trasmissione che noi stiamo facendo, un paio di giorni che siamo qui a Gatteo, quindi cerchiamo di portarvi, e lo faremo durante la settimana del Liscio da Mare, già in esterna, quello che ovviamente sarà la nostra partecipazione come TV agli eventi qui a Gatteo. Allora, ritorniamo insieme, io mi sono già dimenticato il tuo nome, perdonami. Matteo Zannoni. Matteo Zannoni, ecco, adesso me lo sono focalizzato, adesso come l'hai ripetuto. Possiamo ripetere anche l'intervista e possiamo riparlare di quello che fa la tua organizzazione, magari in questo momento, dopo che è andato anche Omar, magari molta gente si sarà sintonizzata con noi. Ecco, ricominciamo da capo. Che cos'è la FIRST, la tua organizzazione? FIRST è una società di animazione che lavora per club vacanza in tutta Italia e lavoriamo da qualche tempo anche qui a Gatteo, e quest'anno siamo stati confermati dalla nuova associazione e ci aspettiamo un'estate proficua con tanta gente, e noi ci metteremo tutta la nostra passione, visto che la nuova associazione ha espresso grande passione per questo progetto, noi ci metteremo tutta la nostra passione per animare gli ospiti in vacanza. Ragazzi in tutta Italia? Sì, esatto. La passione è quella scintilla che ogni giorno ti fa alzare dal letto, e parlo soprattutto per i miei ragazzi, e cercano di far scaturire nelle persone, gli ospiti in vacanza, il sorriso. Quello è una delle cose più importanti che gli animatori devono fare. Dopo ci va dietro tutto il resto, cioè quindi la professionalità, il sapersi comportare con le persone, tutto il resto, ma la voglia di far sorridere le persone è quella che è la più grande passione di chi fa il mestiere degli animatori. Qual è la tua più grande soddisfazione quando finisci una stagione, quando hai portato i ragazzi che per un'estate lunga magari alla fine sono anche stanchi, la tua soddisfazione qual è? Quella di ricevere i complimenti degli ospiti dei vari resort o dei villaggi? Allora, la soddisfazione è che quando vado nel club vacanza, i direttori, gli staff che lavorano a fianco agli animatori si ricordano il nome degli animatori. Quello significa che loro hanno fatto sinergia e hanno in questo modo messo il loro servizio per far sì che la gente sia stata bene in vacanza. Perfetto, noi ti ringraziamo, è stato un grande grazie piacere. A voi. Quando passi di qua, vieni a trovare se c'è delle novità. Io e soprattutto mi farebbe piacere, te lo dico, che i tuoi ragazzi ogni tanto venissero qua a salutarci. Insomma, mi farebbe piacere vederli passare mentre vanno a mangiare, così ci raccontano quello che hanno fatto. Saranno obbligati a passare, sì. E prossimamente porterò anche il nostro spettacolo brasiliano Carioca Dance Ballet, che gira un po' tutta Italia, quindi magari sono alla vista migliori di me. Ok, ti ringrazio. Grazie Matteo, è stato un grazie grande Fulvio. Piacere averti qua. Ci scusiamo per qualche piccolo inconveniente tecnico, c'è un cambio di postazione perché qua al volo, cioè ragazzi, voi dovete dire cosa fai Moreno? Porta a casa i no. Ale. Cazzarola, siamo forti! Me lo dovete dire quando arrivate così all'improvviso. Oh, Moreno, eccoti qua. Mi dai. Mancava la televisione sotto casa. che bello ragazzi, Gatteo è una magia. È una magia Gatteo. Gatteo è un paese straordinario. Si lotta, si discute, si ragiona, si affrontano i problemi, però alla fine siamo qua che
come dire, partecipiamo assieme a tutto il paese alle cose che succedono, dalla fissione che stavo andando in piazza a vedere il montaggio del banner nuovo alle spalle del gruppo che poi suonerà, insomma degli spettacoli che si faranno in piazza. È stato già allestito il LED wall. Oggi monteranno, penso, il palco, perché ci sarà un ampliamento. Stiamo cercando di, come dire, andare incontro alle tantissime richieste dei ballerini appassionati che sì, amano guardare, ascoltare la nostra musica, però due balletti li vogliono fare. E insomma, obiettivamente la location del ballo era un pochino sacrificata. L'abbiamo ampliata. Non potevamo ampliare la piazza, quindi se tiri da una parte che allarghi lì, si stringe dall'altra, nel senso che ci saranno probabilmente meno posti seduti, questo è fisiologico. Allora Moreno, so che ci tieni tantissimo, perché insomma avere di nuovo lo Stato Sociale, me ne hai parlato anche ieri, di nuovo la notte del liscio. Allora io ti ho preparato questa mini slide, possiamo dirla così. Adesso tu me la commenti e me la presenti, eccola qua. Se riesci a raccontarmi che cosa succede il 9 di giugno, mi mette in difficoltà. Comunque vedo, allora. Beh, dai, te lo ricordi, vedo bene. No, io devo capire questa cosa qua alle 6 del mattino, tra la notte, tra venerdì e sabato, o tra sabato e domenica? Tra sabato e domenica? No, tra venerdì e sabato. Venerdì e sabato, appunto, no, inizia alle 6 del mattino. Quindi io arrivo il venerdì, io sono a Lido Adriano, diciamo una delle anteprime della notte del liscio, quindi lì sono con appunto la mia orchestra. Poi ci sarà la solita contaminazione extra liscia che me la porto dietro per tutta la festa della notte del liscio. Ci sarà anche un mini polka day, quindi cercheremo di ricreare quelle atmosfere tutte romagnole che servono per questa grande notte. Poi la mattina alle 6 con Alessandro Cosentino, che è un grandissimo violinista, saremo ad omaggiare la musica di Secondo all'alba, alle ore 6 del mattino, al Bagno Corrado, zona Rubicone. E lì comincia la giornata. E vedo che c'è anche Fiorenzo e Walter Danzo. Sì, c'è Fiorenzo e Walter. Faremo un acustico molto emozionante, perché sono quei suoni, quelle sonorità. Poi con la suggestione dell'alba, insomma, quando il sole sorge, qua è veramente uno spettacolo. E insomma, la giornata inizia il giorno prima. Facciamo il dritto, come si dice. Facciamo il dritto. Allora, vediamo anche gli altri appuntamenti. Gli altri appuntamenti e cerchiamo di capire. Sì. Te li spiego, se non riesci a leggere. No, vedo. C'è una telecamera che in mezzo, ma vedo. Ah, mi sposto okay. Io così. Allora, la notte del liscio inizia alle ore 21 ai Giardini Don Guarino. Esatto. Grande concerto con Moreno il Biondo, Mirko Mariani, Extra Liscio. Quindi ci sarà anche la presentazione del singolo Scarpa Grigia, che tra poco ti manderemo, perché uscirà ufficialmente. Ci sarà il lancio di questo singolo che anticipa poi l'uscita discografica di fine estate. Protagonista a sorpresa di Extra Liscio in questa prima canzone, provate a indovinare chi è: Roberta Cappelletti. Devi sapere che il nuovo singolo di Extra Liscio è cantato da Roberta Cappelletti. Quindi prova a immaginare la Roberta Cappelletti con il suo fascino, il suo portamento, le sue scarpe, che canta Scarpa Grigia. Cioè un nuovo lavoro, ma me l'ho visto l'altro giorno, me ne ha accennato. È il nuovo progetto di Extra Liscio, che mira a valorizzare i personaggi veri della Romagna. Anche Armando Savini farà parte di questo progetto. Luca Bergamini c'è già stato nello strumentale con la sua batteria, con il suo sound romagnolo. E quindi Extra Liscio non è solamente fatto da Moreno, da Mariani, da Mauro Ferrara, è fatto anche dalla Romagna, cioè è uno spaccato romagnolo che deve essere valorizzato. Ieri ero con il team dello Stato Sociale, tra l'altro tutti i ragazzi stavano facendo le prove, stanno preparandosi, perché loro hanno il concerto il 26 vicino a Reggio Emilia,
e c'era tutto lo staff che seguiva le prove. Sì. E avendo lo stesso management, stessa casa discografica, si ragionava su questo, proprio su questo progetto, quello di raccontare una Romagna a mo' di film, perché è un film, la storia romagnola è un film, se la vai a analizzare. Peccato che nessun regista l'abbia ancora capita questa cosa. Cercheremo di fare un vero e proprio film, chissà, questo è proprio il progetto di Extra Liscio, quindi Come alla avete grande. già fatto il Camarone Ozzano Esatto, negli esatto. Lì adesso hai ricordato una cosa che è stata veramente bella, perché l'extra liscio sociale, come è stata chiamata quella band, insomma, stare nel mezzo a questi ragazzi giovani. Hai mandato te poi il video, mi sembra, di questa cosa, hai mandato già diverse volte. Gli asteroidi? Sì, asteroidi, sì, sì. un film degli asteroidi, quindi magari ve lo consiglio. Anche come visione, adesso non so se non sarà più nelle sale, avrà le sue poi promozioni televisive, però insomma abbiamo fatto la colonna sonora del film Gli Asteroidi. Ce Poi che ci andiamo a ascoltare? l'hai? Sì. Dai, dai, allora andiamo, dai. Stato sociale, Moreno il biondo, Gli Asteroidi, te l'ho lanciata io. Diamolo. No, però spiegalo perché qua, insomma, è il senso di Beh, è un momento all'interno del film dove l'attore principale entra in questo locale da ballo, che è il Cameron, quindi si possono ad rivedere Ozzano. ad Ozzano Emilia, e dove c'è quest'orchestra di Liscio, che è fatta dal sottoscritto con lo Stato Sociale, che canta questa canzone, con un Tu linguaggio... sei sempre il frontman, Sì, insomma, sì, già sì. dalle tue esperienze all'orchestra eri tu che Sì, ero il capo, presentavi io sono il cavorchestra, caporchestra, sì, caporchestra, esatto. cioè, non posso fare altro, io posso fare solo il caporchestra, poi magari posso anche non suonare, però devo fare il caporchestra. E anche un linguaggio, è un tipo di valzer che non avrei mai pensato né di scrivere né di cantare, infatti ne canto una parte, un po' la suono, e per me è una cosa geniale questa cosa qui dello stato sociale con me, bellissima. Stato sociale, ieri ti ho raccontato, è arrivata una signora qua nei nostri studi, voleva ascoltare Una vita in vacanza. Cioè, questo pezzo, nonostante lo stato sociale siano talmente avanti da interessare probabilmente solo le nuove generazioni, alla fine, forse con questa vecchietta che danza, non è stato così. Hanno trovato una chiave di Esatto, aggancio di unire tutte le popolare, generazioni. sì. Va bene, allora, niente si chiama Si questo chiama pezzo. Niente, Niente, non esatto. c'è più niente da fare, Andiamo a niente. ascoltare. Absolute Burdel, ciao a tutti, ciao ragazzi, inizia la festa, l'extra liscio sociale è qui per voi, ritorno. Adesso si balla. Hai provato la malinconia, dice che passa e poi non va più via. Hai provato mai una gioia? Fatti una dose con me, di presunzione non è mai morto nessuno. Sai, da grandi poteri derivano grandi rotture di cazzo. E dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. E ancor più dietro un grande dietologo.
stanchi senza far niente, non c'è niente di male. Scoprire di amare la noia, non c'è niente di male. Raccontarsi di stare bene, non c'è niente di male. Scappare un po' via e ricominciare, non c'è niente di male. Tu lasciala andare, anche quando finisce il mare. Non c'è niente di male, non c'è niente di bene. Non c'è niente di male, non c'è niente di bene. Bello è questo, come dire, questa inquadratura dall'alto che prende. Sì, siamo online. Ah, beh, tu non vedi il monitor perché te l'avevo girato. No, siamo qua, Moreno, tranquillo, parla pure, racconta tutto quello che devi raccontare, perché queste sono, adesso possiamo chiamarle prove tecniche, perché siamo qua in questo studio. Ma diciamo che ci tenevamo a partire, e siccome è comprensibile che una cosa di questo tipo non la puoi fare proprio su due piedi, perché insomma bisogna veramente realizzare cose tecniche complicate, però secondo me la cosa giusta era quella di dare il via a questo racconto, a questa promozione che si sta facendo per la settimana del Liscio che arriva a breve. Allora, cosa succede? Noi già però, oltre ad anticipare le prove qui di trasmissione, facciamo anche le prove di estate. Non siamo ancora nell'estate, però già cominciamo domani sera. Già, perché è giovedì, domani sera in Piazza della Libertà c'è il gruppo d'animazione. Con l'arrivo, guarda caso, te lo dico molto con molto piacere, sì? Con l'arrivo simultaneo dell'anticiclone delle Azzorre. Perché molta gente si spaventa, chi ci sta ascoltando magari dice: ma no, ma c'è brutto tempo, non si riesce a... Questo è il ciclone. Sentiamoci tutti delle Azzorre. No, questo che cosa significa? Arriva il sole, cioè finalmente. Quanto dura? Te che sei esperto di anticiclone. Dura una cifra, no? Stavo guardando un po'. Tipo 4 mesi? Beh, questo ce l'auguriamo. Se come l'anno scorso è un po' esagerato, però. No, noi vogliamo esagerare. Comunque, domani sera si parte già con l'anticiclone della Azzorre. Chi ci sarà sul palco? Il gruppo di animazione del Gatteomare Summer Village con protagonista Stefano. E cominceranno a dare vita al villaggio, a questo Summer Village, che quest'anno ha un restyling anche proprio nella piazza. E poi venerdì cominciamo già a dare i primi segnali di cosa succederà in quest'estate 2018, cioè che non tutti gli spettacoli si faranno nella Piazza della Libertà. Diciamo che la piazza è impegnata 5 giorni su 7, quindi resta gran parte degli eventi sulla Piazza della Libertà, però per esempio il mercoledì sarà un appuntamento fisso in Piazza Romagna Mia, e con attività musicali, con tutto quello che può essere anche un po' di ballo, tutto questo. Io venerdì sono in Piazza Romagna Mia, venerdì, quindi domani si parte qui in piazza, non voglio farvi confusione di piazza. Domani si parte in Piazza della Libertà con l'animazione. Venerdì vi aspetto in Piazza Romagna Mia con gli amici soliti di Gatteo, con ospiti e con divertimento. Poi sabato si ritorna nella piazza e via, fino a quando non partono ufficialmente tutte le attività.
che inizieranno le attività, mi sembra, dal 31. Esatto. 31 col sottoscritto che torna in Piazza della Libertà. Allora ragazzi, la cosa più semplice è quella di andare nel nostro sito o seguire Fulvio Bertolini con questa Gatteo Mare TV. Allora il sito lo vogliamo ricordare qual esatto. è? Vai. Allora, il sito è Gatteo Mare Summer Village, io volevo approfittarne perché qua abbiamo proprio il programma dettagliato di quello che succede dal 24 al 31 di maggio. L'abbiamo letto ieri, ma noi lo leggiamo tutti i giorni. E me l'hai fatto dire a memoria con il rischio di sbagliare. No. Ce l'hai lì? Sì. Grande. Vai in lettura, vai. 9:30. Perché è un po' presto, 9:30 la mattina. Buongiorno Gatteo Mare. Bene alzati, va bene. Buongiorno Gatteo Mare Summerville. Dalle 10 alle 12 inizio torneo un punto spiaggia. Punto spiaggia che voi andrete a trovare. Quindi aspetta, punto spiaggia chi lo comunica? Appunto, vi faccio non è che il turista si mette a girare tra la spiaggia. Dove sarà il punto ma lo spiaggia? Vede, dai, tanto Gatteo cos'è lungo 800 metri. Pomeriggio 15:45 annuncio inizio attività pomeridiane e dalle 16 alle 18 il finale di torneo. Perché alle 10 alle 12 inizia il torneo di sport. Poi programma fitness stamattina sempre alle 9:30 alle 10 risveglio muscolare in 4 punti spiaggia. Ecco, quindi c'è avete la possibilità di. Sì, tra l'altro c'è la possibilità di conoscere questi punti, logicamente, perché non possiamo scrivere tutto in un foglio. Lo diciamo. Sì, no, ma poi sono anche all'IAT, l'Ufficio del Turismo. Le comunicazioni possono ricevere dal diritto. E per voi che verrete in albergo ci saranno le locandine tutti i giorni. Esatto, negli hotel e poi ci sarà un punto di informazione che è alla Casina del Gatto, dove ci saranno gli animatori presenti. Questo però non credo da subito, perché adesso, pensiamoci bene, siamo ancora in maggio, quindi siamo l'unica località di tutta la Riviera Adriatica che è come se fosse già in piena stagione. Stiamo lavorando come se avessimo già il turismo in piena stagione, perché anche se non è tanta la gente che c'è adesso, però vale come se fosse in agosto, luglio, va rispettata anche questa gente che sceglie di venire in vacanza in un periodo come questo, per tanti motivi poi personali. Quindi noi vogliamo rendere accogliente e unico Gatteo Mare anche sotto questo aspetto. Vieni quando vuoi, la vacanza te la facciamo bella noi. Bello questo qui, dai, è venuto così al volo. Ma tu sei specialista nella preparazione di slogan e menicoli. Teo, il gatto di Gatteo, è un amico vero. No, amico vero è un. È geniale. No, devo dirti, amico vero è geniale. Allora, questa sigla tu dovrai preparare un video, giusto? Sì. Stiamo però domani lì. Sera, no, perché domani sera la canti, così almeno diamo un'anticipazione. Domani sera la canto, sì, la canto. Possiamo registrare. Mi preoccupi già quando fai così? No, nel senso. Perché mi ricordo un tuo annuncio in televisione quando tu annunciesti, ero a tavola che mangiavo, perché stavo mangiando quindi. Perché vi dico che stasera Moreno presenterà la nuova canzone. Quella del trattore, del Salvatore. La canzone del trattore. Salvatore. Dopo Salvatore, il pilota del trattore. Io sono. Mi è andato attraverso il cappelletto, detto, ma come? Non l'avevo ancora scritta e questo l'ha già annunciato, però te l'ho fatta. L'ho fatta in un pomeriggio. No, sai perché? Perché adesso noi lo mandiamo solo come sigla ed è un frammento, però c'è tutto il testo da sentire. Quindi sì. anche il testo è talmente interessante. Il testo è la descrizione di quello che succede a Gatteo Mare e quindi è giusto che gli amici lo ascoltino totalmente. Aspettiamo a lanciare il video e a farlo, soprattutto completarlo, perché abbiamo desiderio di avere tutto l'organico al completo degli animatori, che ci sarà penso da metà giugno, dal 15 credo. Bene, quindi domani sera potremo registrare, se siete in piazza ascolterete questo nuovo, diciamo, inno di Gatteo Mare. Che non è Amala, è un inno, cioè diverso. Stavo dicendo che è la nuova canzone di Gatteo, l'inno è il gatto amico. Rimane quello. L'inno è quello. Quello è il nostro stare. Inno di Momeli. Scusami Momeli. No, è che io sono rimasto particolare. Ma questo che cos'è? Un twist o uno stroll?
possiamo può messo... essere una via di mezzo, può essere interpretato oggi, dai, a seconda della voglia dei ballerini di scegliere più o meno movimenti o passi. Scuole di ballo possono decidere in tre o quattro modi, non so l'animazione come la interpreterà. Secondo me lo ballerà a modi Alligalli veloce, con un accento diverso da Alligalli, ma penso una cosa del genere, con qualche mossa legata al testo. Mi verrebbe da pensare questo, poi dopo non sono un primeiro ballerino. Vabbè, senti me, allora ci facciamo, visto che abbiamo anche due spaghetti, ci facciamo due spaghetti. No, ci prendiamo un piccolo break ascoltandoci una serie, i consigli per venire qui a Gatteo Mare. Quindi voi prendete carta e penna, vi segnate il numero di telefono, mail di alcuni alberghi che vi andiamo a segnalare, sono tanti, magari voi siete affezionati a qualche albergo che vi segue da anni, quindi magari avete intenzione di cambiare, noi ve ne segnaliamo degli altri. Certo che devo dire, dalle mie esperienze di questi anni, è vero Moreno, cioè non c'è questa grandissima differenza, sono tutti alberghi più o meno della stessa categoria, ma con una radice unica, che è quella della cordialità e della simpatia. Ieri è venuta Eva dell'hotel Sandra e ci ha spiegato un po' quelle che sono le caratteristiche degli alberghi di Gatteo. Io non sono di mare, arrivo dalla collina, vengo da Galeata, ma la cosa che sicuramente succede quando un turista raggiunge questa località, e in generale località dell'Adriatico, è che si lega all'albergatore come se fosse parte della sua famiglia. E quindi è una, come dire, è una grande qualità che ha questa Romagna nell'accogliere i turisti, e si fa fatica a pensare ad un turista che lascia il suo albergo per andare da un'altra parte, perché qui ci sono degli legato, numeri, è legato, quindi, perché viene proprio trattato alla pari di un componente di una famiglia, quindi c'è una grande cosa che esiste solo da noi. Beh, andiamo a vederci qualche consiglio, se magari non siete mai stati a Gatteo, voi chiamate, informatevi. Io ho assistito in questi giorni alle chiamate che arrivano in alcuni alberghi in cui ero presente, chiedono informazioni, se c'è lo spazio bimbi. Il cliente è diventato, l'ospite è diventato esigente, insomma vuole tutto. È evidente, questo ci tengo a sottolinearlo, che le attività e la cura da parte degli alberghi e dei gruppi di animazione che Gatteo è notevole. È ovvio che non si è a dei livelli, e questo secondo me vale la pena anche di sottolinearlo. I costi, quello che spendete, che adesso io così non è che voglio dare delle cifre, ma quando scoprirete quello che spendete in questa località, il rapporto qualità-prezzo è al top. Cioè, poi voglio dire, poi guarda, c'è una cosa che veramente fa la differenza, lo testimonia anche la scelta di una realtà internazionale come la Nazionale Cantanti, che viene a Gatteo, che ha strutture non da 4-5 stelle, delle strutture belle, educate, diciamo così, no? Pulite, accoglienti. Decide di venire qui e fa un ritiro con i suoi big, quindi da Ramazzotti, ti ricordi lo scorso anno c'è stato tutto il massimo livello della squadra, diciamo, c'era Ramazzotti, Morandi, Meta, Bencefede, tutti i ragazzi giovani e quelli un pochino meno giovani, il presidente Paolo Belli, tra i maggiori amici di Gatteo come Morandi, e quindi insomma volutamente dicono no, è accogliente, stiamo bene, ci sentiamo a casa. Il 4 stelle o 5 stelle può aspettare, non è un problema, siamo a casa, e quindi questa è una bella cosa. Beh, credo che sia una cosa assolutamente fondamentale, quindi... anzi stiamo già organizzandoci per preparare le cose per settembre. Cosa succederà a settembre? Ma sì, hai idea? Sì, un altro ritiro? Sì, pensavo di fare una cosa così. Beh, vogliamo fare più gente che a San Siro con la partita del Dino Pirlo. No, vabbè, dai. Comunque, dai, sarà sicuramente un 2018 di quelli
da incorniciare. Concentriamoci con la notte del liscio, con la nostra settimana che sta per partire, lavoriamo per far bene quella, non stiamo dormendo la notte, perché veramente, non perché viaggiamo, anche perché viaggiamo, ma perché tutti quanti lavoriamo per far sì che questa sia una grande partenza di stagione. Ce l'auguriamo di cuore. Allora, parliamo un po' d'alberghi, poi parliamo anche, daremo ancora l'elenco di tutto quello che succederà per la settimana del liscio. Se tu devi andare, ci salutiamo qua, perché siamo già in stasera tempo. Sì, vado a Finale Miglia. Ah, alla Nuova Luce. Al Nuova Luce, sì, eh. Andiamo a Finale Miglia, quindi se volete un passo dalla spiaggia, prendo due sacchi di sabbione, un ombrellone al volo dal bagno Massimo, tosso e portacà, non c'è passo e portacà, e poi ve lo porto. No, sai, quest'inverno era nevicato a Napoli, non so se ti ricordi, vendevano, perché loro vendevano le palle di neve. Noi potremmo vendere la sabbia di Gatteo? Dai, va là. Dai la piadina, non la sabbia, la setta, via. Ciao, domani vi aspettiamo alle 11, poi 12, mi raccomando, in punto le informazioni sul Gatteo Mare Village da Gatteo Mare TV. Ciao Moreno. Ciao a tutti. Come si conclude, come si dice? Absolut Burdel. Absolut Burdel. Ciao. Ciao.